Eccoci qua. Proviamo a fare intaglio dentro in ogni quadratino. Magari in questo video vediamo questi quattro e nei prossimi cerchiamo di completare. Cosa andrei a fare? Andiamo a fare il primo taglio su tutto il contorno. Adesso sto usando il coltello perché il taglio è totalmente, cioè è proprio piccolo, perciò non c'è nessun rischio di fuoriuscire con il coltello, anche se mi sarei comunque trovato più comodo a usare il coltello da primo taglio. Ok, una volta che abbiamo eliminato, tagliato il contorno, eliminiamo il perimetro. Okay. Cosa possiamo fare? Prendiamo angolare, andiamo a fare questi tagli. Da ogni angolo verso la metà. Adesso dal centro andrei indietro. Uno. Questo risultato nella parte centrale diamo solo profondità in questa maniera. Andiamo a trovare l'incrocio di quattro tagli. Vado a prendere l'angolare con angoli smussati, quello che mi permette di andare in profondità senza danneggiare.
Ecco qua. Possiamo anche dare ancora più profondità a queste punte con il semicerchio di taglia più piccola, però magari questo lo vediamo in un'altra, in un altro quadratino. Prendiamo coltello primo taglio e ripetiamo quello che abbiamo fatto prima. Come vedete il taglio così è fatto molto più in sicurezza, ho molto più controllo del coltello. In questo caso proviamo a eliminare completamente il bordo. Possiamo provare a farlo con semicerchio. Andiamo verso il centro. Dobbiamo stare attenti perché adesso a far bene facciamo subito un taglio profondo in modo tale che non andiamo a rompere il bordo. Con il semicerchio di taglia più piccola facciamo il ritorno. Ok, possiamo dare più profondità. Prendiamo il nostro angolare. Iniziamo a decorarlo. Secondo il vostro piacimento. Ok. Grazie.
queste parti qua vanno sicuramente arrotondate e una volta verniciate sfumate tutte le punte. Proviamo a stare un po' più leggeri, non andare troppo in profondità. Più o meno dal centro facciamo, se prima eliminiamo i bordi, ok, ora dal centro verso l'esterno. Come vedete i tagli si fanno senza nessuna fatica. L'intaglio è molto pulito. Semicerchio, di taglio più piccola, e su un lato diamo più profondità, così la nostra, il nostro intaglio prende la direzione. Con angolare partendo dalla punta qua andiamo all'interno, però senza entrare nel semicerchio. Adesso dalla parte sopra all'interno del semicerchio.
arrotondiamo anche qua. Se facciamo una serie di questi quadratini qua, secondo me otterremo un bel effetto. Facciamo ancora uno. Sono cerchio. Proviamo a stare superficiali intanto con angolare. Qua prestando attenzione, perché è molto facile rompere questo bordo. Continuiamo a fare lo stesso taglio. Sempre invertendo la direzione. Proviamo a passare con la carta vetrata sulle punte. Abbiamo questo risultato, però gli darei ancora più profondità con il angolare di taglio più piccola. Quindi andiamo a aumentare la profondità.
Eccoci qua. Un bel risultato. Mi piace anche questo. Ecco qua. Perciò ho quattro quadratini con un taglio completamente diverso. Bene. Se il video vi è piaciuto mettete like, se non avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale, al prossimo intaglio. Se vi interessano le sgorbie, avete dei dubbi su intaglio, mandatemi un messaggio su WhatsApp sotto i miei video, trovate il numero di telefono, perciò scrivetemi tranquillamente. Ciao a tutti!